buon pomeriggio a tutti. Conferenza del direttore sportivo Morgan De Santis. Partiamo subito con le domande. Francesca De Simone di RTV. Buonasera direttore. E allora proviamo a tirare le somme di questo calciomercato. Le chiedo innanzitutto come definirebbe questa sessione. Contestualmente, se ci può raccontare qualcosa di più anche dell'offerta che era arrivata per Dia, come ha vissuto anche il calciatore questa situazione e con che spirito pensa a scendere in campo domani a Lecce. Allora, è stata una sessione di mercato estivo complicata, ma allo stesso tempo soddisfacente. E, durante il periodo abbiamo cercato di capire cosa potesse succedere, visto che abbiamo un patrimonio tecnico e anche economico riguardo i giocatori di enorme importanza. Quindi ci siamo preoccupati soprattutto di resistere alle numerose richieste di informazioni e anche a qualche approccio più concreto sui nostri giocatori migliori. Non sono mai arrivate offerte soddisfacenti che giustificassero il sacrificio di far partire i nostri giocatori più forti. Questo perché riteniamo che i nostri giocatori abbiano un grande valore di mercato, ma anche e soprattutto perché abbiamo una proprietà solida che si può permettere di decidere il prezzo giusto del sacrificio. Successivamente, visto e considerato che la squadra andava completata, abbiamo agito in considerazione anche degli investimenti che sono stati fatti entro il 30 giugno, mi riferisco al riscatto di Pirola, al riscatto di Boulaye-Dia e al rinnovo di contratto di Ochoa. Abbiamo agito con una strategia di investimento su giocatori giovani. Perché? Perché avendo una base così importante, fatta di certezze, che soprattutto nella seconda parte della stagione dell'anno scorso, ma anche nella prima, perché la Salernitana non è stata mai invischiata nella zona retrocessione, ci ha dato delle certezze e a quel punto, come logica, abbinata a già i grandissimi sforzi della proprietà per mantenere la rosa e i giocatori più importanti, abbiamo deciso di andare su profili giovani, quasi tutti giovani, che potessero continuare a dare un senso al progetto della Salernitana, che è quello di restare in Serie A e di rendere sostenibile, non solo sportivamente, ma anche economicamente, senza dipendere tutti gli anni dalla enorme profusione di fondi della proprietà. E l'altra domanda è riferita a Dia. Allora, l'ultima settimana, gli ultimi giorni sono stati i più complicati, non per volontà della Salernitana, perché la Salernitana aveva sostanzialmente già chiuso il mercato, bisognava finalizzare l'acquisto di Chaouna, che è arrivato il giorno precedente alla chiusura del mercato. Però sono stati giorni complicati, nevrotici, dipendenti dalla volontà degli altri di arrivare a fare le cose alla fine. Per quello che riguarda la situazione di Dia, mi permetto di lanciare un messaggio, lo faccio in inglese. Poi dettaglierò in italiano così. Nothing against an important historic Premier League club. Nothing against his fans, but to the manager of Wolverhampton, I say, disrespectful behavior, disrespectful offer, me, my president,
And all Salernitana's club, don't forget, I repeat, nothing against an important, historic Premier League club, nothing against his fans. Vi ho fatto paura, ecco questa. Buon pomeriggio. Nelle sue conferenze stampa da qualche settimana a questa parte, Mister Sousa diciamo non perde occasione, cioè nel senso che infila sempre la sottolineatura che non conosce quasi tutti i giocatori che sono arrivati. Quindi la mia domanda è se questi giocatori che sono arrivati tutti dal mercato estero sono stati scelti anche con la condivisione di Sousa, e poi la curiosità, perché solo dal mercato estero e non magari anche da club italiani, pur magari se stranieri, insomma. Allora, la scelta assolutamente condivisa tra me e l'allenatore e la proprietà, che viene costantemente informata, è quella sulle caratteristiche dei giocatori. Evidentemente il mister non può conoscere tutti i giocatori, ancor più se parliamo di giocatori giovani provenienti anche da campionati meno importanti. Dei 7-9 acquisti, Costille è stato allenato dal mister, Cabral e Legoschi, come da dichiarazioni del mister, già conosciuti. Gli altri 4 ragazzi cercheranno di farsi conoscere, si faranno conoscere. Non c'è dicotomia tra il mio pensiero e quello del mister, assolutamente, ancor più sulla supervigilanza del presidente. Anche perché io posso anche riallacciarmi a una dichiarazione del mister che riguardo Castanos ha dichiarato di non conoscerlo, però poi sappiamo tutti come ha lavorato il mister su Castanos e cosa Castanos ha fatto nella seconda parte di stagione. Non c'è una divisione, c'è una comunione di intenti e il mister è la persona veramente più adatta a sviluppare il talento di questi giocatori. Siamo la Salernitana, non dobbiamo perdere di vista la nostra identità. La nostra identità è il nostro obiettivo. L'obiettivo è quello di raggiungere la salvezza il più presto possibile. Lo dobbiamo fare mantenendo un virtuosismo finanziario e lo dobbiamo fare puntando sui giovani. Associati ai giovani, ripeto, ci sono delle certezze. Nella nostra rosa ci sono, l'altro giorno Franco riguardavo, la rosa in questo momento ha 28 giocatori a disposizione, 28. La Salernitana, tra l'altro, sta anche facendo un lavoro di pulizia rispetto a quando sono arrivato io, ma perché la Salernitana è cambiata, come voi sapete benissimo, anzi lo sapete meglio di me, è cambiata circa 20 mesi fa con l'arrivo del presidente Iervolino. Quindi attualmente la Salernitana ha 36 giocatori professionisti sotto contratto, di cui 8 in questo momento sono in prestito. 28 di questi giocatori sono a disposizione dell'allenatore, quindi come rosa di prima squadra. L'altro giorno ho fatto una breve ricerca, un breve studio con i miei collaboratori. Noi in questo momento abbiamo, nella prossima finestra FIFA, abbiamo 9 giocatori convocati in nazionale, 12 giocatori che nelle rispettive nazionali ci potrebbero andare o comunque ci sono già stati. Poi ne abbiamo altri 5 che non ci torneranno più per raggiunti i limiti di età, che ci sono stati, e soltanto 2 giocatori di questa rosa non hanno mai preso parte a nessuna delle nazionali, sia giovanili che maggiori. Mi riferisco a, così faccio prima, dei 28 che ci sono nella rosa attuale, soltanto 2, Martegani e Sambià, non hanno mai preso parte a una convocazione di nazionale giovanile o nazionale maggiore. Ha un valore questo, ha un valore enorme, ma
l'obiettivo della Salernitana e il valore della rosa messo a disposizione è circoscritto all'ottenimento della salvezza il più presto possibile. Noi non chiediamo di più se non quello di arrivare alla salvezza il più presto possibile, con l'espressione di un gioco che sia soddisfacente per tutti, che riempia gli occhi di chi fa tanti sforzi per seguire questa squadra, mi riferisco ai tifosi, e per chi fa tanti sforzi perché questa squadra sia competitiva, ovvero la proprietà. Ci si può riuscire, il campionato di Serie A, come stanno dicendo tutti, anche in virtù di questi primi due risultati, di questi primi due gironi, di prime due partite del girone d'andata, e poi un bilancio bisognerà farlo anche più avanti, però è vero che probabilmente dal basso verso l'alto c'è stato un miglioramento di tutte le squadre, quelle 7-8 che competeranno per lasciarne tre più in basso. Pasquale Tallarino? Sì, scusami, è importante. Allora, l'ho detto credo anche in altre conferenze. Purtroppo nel mercato italiano c'è poca solidarietà. È un dato di fatto, io sono probabilmente uno degli ultimi arrivati, però devo riscontrare che nel mercato italiano c'è poca solidarietà. Si fa più fatica a trovare le condizioni giuste per scambiarsi e fare operazioni tra club della stessa categoria, anche competitor, ma anche tra club di Serie B. Quindi è proprio più difficile l'approccio, c'è più voglia di avere una soddisfazione sproporzionata rispetto a quella che solitamente bisogna avere, il 50-50. Tallarino, il mattino, poi Nicola Roberto. Direttore, buon pomeriggio. A proposito di 50-50, se è possibile anche dettagliare su una delle più difficili operazioni di mercato, che è stata la cessione in prestito di Bonazzoli. A proposito di eredità del passato, giocatori che però in questa prima fase del periodo di Ervolino sono stati performanti e che poi insomma si sono un po' persi per strada in zona gol fino ad uscire dal progetto di Sosa. E proseguendo su questo discorso degli esuberi, nella sua primissima conferenza estiva ricordò di avere un passato da sindacalista, ma anche che non sarebbe stato tenero nei confronti di chi avrebbe continuato a sbattere in faccia alla società soltanto i propri diritti e non anche i doveri che competono ad un calciatore professionista. Quindi che cosa accadrà per esempio per Sini, che non è stato possibile al momento collocare? Grazie. Allora, quando prima ho parlato di enormi sacrifici da parte della proprietà, evidentemente mi riferivo anche alle scelte che sono state fatte rispetto ai giocatori Bonazzoli, Sepe, Simi. Un altro impegno economico importante per la Salernitana è Michael. Queste scelte sono sostenibili soltanto perché è solida la proprietà e perché a fianco alla solidità della proprietà si sposa un ragionamento dove personalmente come direttore sportivo, insieme all'allenatore, con l'aiuto del presidente, stiamo cercando di dare un messaggio che deve essere univoco. Prima di tutto viene la Salernitana, prima di tutto viene la squadra, dopodiché vengono gli interessi personali. È complicato perché la Salernitana è una società con un potenziale enorme. Una società con un potenziale enorme di cui ci si rende conto soltanto quando, come me, si arriva qui circa 14 mesi fa e si comincia a capire di che cosa si tratta, di che cosa c'è dietro la Salernitana. Evidentemente la storia della Salernitana, per quanto è il suo potenziale, a livello sportivo è inferiore al potenziale della società. Perché noi parliamo di una società che è al quinto anno di partecipazione del massimo campionato, il terzo consecutivo. Questo determina, anche negli addetti ai lavori,
anche nei giocatori stessi, determina un approccio che è un approccio di arrembaggio, un approccio di superiorità. No. Ci vuole forza morale, ci vuole forza economica, noi ce le abbiamo tutte e faremo capire a tutti quanti come è successo per i giocatori che tu hai citato e come magari potrà succedere per altri, che la Salernitana viene prima di tutto. E nell'ambito di quelle che sono le responsabilità e gli impegni presi dalla società, per risponderti, anche i giocatori dovranno stare molto attenti, molto molto attenti a rispettare i contratti. I contratti non li può rispettare soltanto la Salernitana, i contratti li devono rispettare tutti i dipendenti, giocatori, allenatori, direttore sportivo, tutti quanti. Vigileremo in maniera attenta, in maniera anche cinica, spietata, perché soltanto con questo tipo di messaggi e con questo tipo di comportamenti si può accelerare il processo di crescita del club, perché altrimenti si continua ad essere schiavi, sotto ricatto, sotto minacce, e non va bene, perché il calcio è il mondo al contrario, è un'azienda che funziona al contrario, sei ricattato dai soggetti che paghi, è una roba che da giocatore percepivo fino a un certo punto, da dirigente, anche per come dici tu, per il mio passato sindacale, invece ne sono consapevole tutti i giorni, quindi questa cosa qui nella Salernitana deve cambiare e i garanti di questo processo di cambiamento sono il presidente, il direttore e l'allenatore. Nicola Roberto, TV Oggi, poi Mazzarella. Direttore, ben trovato. Volevo fare un ragionamento un po' più ampio, partendo dalle parole di questa mattina di Paolo Sosa, che a domanda su Lecce ha risposto non solo sul lato sportivo del campo, ma anche facendo i complimenti alla società, a Pantaleo Corvino. E volevo chiederti, la Salernitana, rispetto a quando la proprietà ha indicato nell'Ajax un modello, si ricolloca nel senso che, parlando di investimenti sostenibili, di un calcio sostenibile, deve accettare anche di confrontarsi e di avere come modello il Lecce, che magari non fa investimenti in partenza ingenti ma poi passa all'incasso, e sappiamo bene come Corvino passa all'incasso, e se in questo ricollocamento di posizionamento, in un progetto un po' diverso forse da quello che si immaginava qualche tempo fa, De Santis si vede un po' come Corvino, stratega, regista d'ampio raggio, anche oltre la scadenza del suo attuale contratto, perché sei sotto contratto fino al 2025 se non sbaglio, quindi se immagini un futuro anche oltre quella data con la Salernitana, se magari già ne hai parlato con la società. Grazie. Allora, modelli. Sì, sono stati citati dei modelli, quello dell'Ajax mi sembra un modello che, insomma, che probabilmente per quello che è l'Ajax ad Amsterdam e in Olanda non potrà mai essere un modello di riferimento per la Salernitana, però la proprietà ha parlato anche di altri modelli che sono l'Atalanta e il Villarreal, quindi, ma dietro la prospettiva o l'idea di arrivare ad essere un modello simile a chi poi effettivamente è riuscito a diventare modello ci vorrà tanto tempo, un percorso lunghissimo. Io sono soddisfatto perché quello che sta succedendo alla Salernitana è una riduzione del monte ingaggi, la possibilità sui 28 giocatori che abbiamo in rosa, che ci ha dato la proprietà, di averne soltanto due in prestito con diritto di riscatto. Cioè, questo è un progetto vero, un progetto importante. E dopodiché ci vogliono i risultati. I risultati per la Salernitana sono semplicissimi. Mantenimento della Serie A. Quello è il risultato base. Associato a quello, nel corso degli anni, sicuramente la Salernitana cresce. Ho fatto prima un riferimento all'idea che
che la Salernitana non ha venduto perché non ci sono state le condizioni secondo i desideri della mia proprietà e le valutazioni che abbiamo fatto noi per vendere, ma ci sarebbero state le possibilità per svendere. Questo è un enorme vantaggio. Delle società medio-piccole nessuna non ha venduto, solo la Salernitana non ha venduto. Penso che sia un fatto da... non solo ha venduto, ha anche comprato, quindi penso che sia un fatto da sottolineare, che deve generare fiducia e entusiasmo nel lavoro che è stato fatto. Dopodiché ci sarà il campo e ci saranno i risultati. Io non mi sto ponendo un obiettivo, cioè nella mia testa per il lavoro che svolgo penso di stare nella Salernitana per i prossimi 30 anni, perché soltanto così riesco a fare bene il mio lavoro, perché non ci può essere un orizzonte temporale stretto, però sono anche un uomo di calcio e so che il mio orizzonte temporale sarà più o meno condizionato dai risultati che otterrà la Salernitana. È vero economici, ma è vero anche sportivi. Quindi il mio futuro è adesso, nel senso che mi concentro sul fatto, anche perché contrattualmente, hai detto bene, sono legato per i prossimi 24 mesi ed è anche una rarità essere legato per 24 mesi per un direttore sportivo. Quindi non ho altro a cui pensare che al presente. Mazzarella, Salernitana News, poi Guerriero, facciamo tutto giro. Buon pomeriggio direttore, avrei un paio di curiosità. La prima su Bradaric. Lo scorso anno lei disse abbiamo scelto di non prendere un vice Bradaric anche per consentirgli di lavorare meglio, di integrarsi meglio, di crescere. Ora che il calciatore è una certezza, la scelta comunque di non aver preso un suo alter ego di ruolo, almeno come caratteristiche e come piede, se ce la può spiegare. Sì, vai con l'altra. No, poi volevo chiedere anche un'altra cosa. Si è discusso molto di questa nuova metodologia che avete utilizzato per acquisire nuovi calciatori, mi riferisco al famoso algoritmo o come vogliamo definirlo. Iervolino si è definito al riguardo un tecno entusiasta, quindi immaginiamo che ci sia anche il suo zampino, se ci può approfondire questa metodologia di nuova di scouting e di lavoro, e se ci può dare un riferimento numerico sul valore economico della rosa, visto e considerato che ha detto che abbiamo 26 giocatori di proprietà su 28. Sì, più gli 8 prestiti. E allora, di tutto quello che avevamo immaginato di fare sul mercato, l'unica cosa che non abbiamo fatto è stata quella di tesserare un giocatore che potesse essere sia braccetto che quinto di sinistra, piede sinistro, evidentemente. Perché nell'ambito di quelle che sono state le trattative, dovevamo associare alle entrate anche delle uscite. Quindi, siccome è stato molto complicato il nostro mercato delle uscite, non quello delle vendite, che è un po' diverso. Cioè, quello delle vendite non c'è stato perché la società ha deciso di non vendere o di accettare proposte che non sono state considerate adeguate al valore dei giocatori. Quello delle uscite è stato complicato e lo è tuttora perché per volontà vorremmo trovare una collocazione sia a Simi che a Valencia, perché pensiamo che i due giocatori possano e debbano mostrare il loro talento altrove, visto e considerato che qui di spazio ne avranno poco. Quindi rispetto a Bradaric e rispetto alla sua alternativa non si può sottovalutare che l'alternativa in quel ruolo è Mazzocchi, che nella prima parte della stagione l'anno scorso ha fatto benissimo in quella posizione, probabilmente ha fatto una delle migliori prestazioni, una di quelle prestazioni che poi l'ha portato al raggiungimento della convocazione nazionale. E poi c'è questa possibilità, come il mister ha sviluppato nel corso della seconda parte della stagione, anche di vedere Castanos impegnato come quinto. Potrei dire che il mercato non è mai chiuso, perché ci sono anche delle possibilità interessanti
nell'ambito degli svincolati, però è anche vero che noi come Rosa siamo assolutamente completi e quindi non ci stiamo ossessionando per trovare quel tipo di giocatore. L'altra considerazione è quella sugli algoritmi. Allora, la prima distinzione, algoritmi e dati e analisi. L'algoritmo è una roba che io non conosco, non mi appartiene, cioè non saprei neanche come sviluppare un algoritmo per decidere di individuare i giocatori. C'è chi lo fa, ci sono società che offrono un servizio sviluppando un algoritmo e offrendoti a seconda delle tue richieste quello che pensano sia adatto a soddisfare le tue richieste, però mai abbiamo parlato di algoritmi o della possibilità di avere un algoritmo della Salernitana che decide di scegliere un giocatore. Noi tutti i giocatori che abbiamo scelto da quando la direzione sportiva è sotto la mia responsabilità, quindi noi inteso anche come il mio gruppo di lavoro, sono stati tutti i giocatori che abbiamo visto live. Tutti i giocatori che abbiamo visto live. Quasi tutti i giocatori li abbiamo visti live, tutti. Sottoscritto, Simone Lo Schiavo, Giulio Migliaccio, Filomeno Fimmanò. Quest'anno ho chiesto al Presidente di aggiungere al nostro gruppo di lavoro un ragazzo che si chiama Daniele Deserio. Daniele Deserio ha lavorato nello scorso anno in una società che offriva proprio un servizio di data analyst al quale la Salernitana si appoggiava. Il Presidente mi ha concesso questa possibilità, quindi noi abbiamo anche nella nostra area scouting abbiamo la possibilità di valutare dati tattici e dati fisici. Lo facciamo attraverso le piattaforme che voi conoscete, le più famose, non cito i nomi perché le paghiamo, non ci fanno pubblicità, quindi io non li cito. Però noi ci appoggiamo a quelle piattaforme e quelle piattaforme ci servono. E questa ricerca dei dati ci serve per fare due processi. Il primo, possiamo iniziare a fare una scrematura di quelli che possono o potrebbero essere i nostri obiettivi, analizzando dati tattici e analizzando dati fisici. E quindi poi andando a mirare gli obiettivi. Viceversa, possiamo essere convinti da un giocatore per averlo visto live e cerchiamo nei dati la conferma che quello che abbiamo visto live è più o meno negativo. Sono cose che fanno tutti, poi nella logica di quello che è il calcio, e ci tengo a sottolinearlo, perché alla Salernitana è stato dato un target o un'idea sulla base di questo algoritmo che non mi piace, conta il... conta la capacità di saper scegliere, conta il fattore umano. Ve lo dico proprio... Cioè, Valore della Rosa, io credo che in questo momento ci siamo attestati per costi della Rosa al di sotto dei 30 milioni lordi di stipendio. Complessivi per la Rosa dei 28 giocatori. Siamo circa intorno ai 30 milioni lordi. Purtroppo su questa base bisogna aggiungere i costi enormi di cui parlavo prima, riferendomi anche a quei sacrifici che sono stati fatti per mettere avanti la squadra, la Salernitana, ad altre situazioni. Quindi Cuba ancora molto, Cuba circa una decina di milioni in più, parlo soltanto di monte ingaggi, questo. E ci sono ancora... ammortamenti e spese di cartellino da pagare. Il Valore della Rosa immagino che si attesti intorno ai 70-80 milioni di euro. Roberto Guerriero, poi Filippo Notari. Buonasera direttore, volevo chiederti questo, presuppongo che la tua risposta sia affermativa e quindi ti chiedo rispetto alla scorsa stagione la Salernitana non ha più determinati giocatori, tra questi Viglien e Piontek, ne sono arrivati altri. Perché secondo te questa Salernitana è più forte rispetto a quella della scorsa stagione? E poi la mia è una curiosità personale, probabilmente anche di altri colleghi, perché durante queste settimane, mesi di mercato abbiamo spesso parlato di alcune trattative, una su tutti, questo
presunto asse con la Juventus che avrebbe dovuto e potuto portare alcuni giocatori, e credo un po' tutti da inizio mercato abbiamo parlato di Miretti, che era diventato a un certo punto un tormentone. Perché questa trattativa, come altre, non si è poi concretizzata, tanto che la Salernitana ha poi virato su altri obiettivi, altri profili che avevate individuato in precedenza? Grazie. Allora, Roberto, la Salernitana, e mi allaccio proprio a una dichiarazione del mister, perché ci tengo che ci sia comunione sotto questo aspetto qua. La Salernitana non è più forte dell'anno scorso. La Salernitana è potenzialmente più forte dell'anno scorso. E questo passerà evidentemente attraverso due fattori. Il primo, il grande lavoro che farà l'allenatore sul campo e che sta già facendo. Il secondo, la pazienza. Perché qui c'è proprio comunione, è qui che siamo allineati al 100%. Io so benissimo che sostituire Piontek con Ikumemesi può prevedere un tempo di adattamento e quindi di sviluppo del giocatore. Ma sono convinto anche che questo ragazzo possa fare benissimo nella Salernitana. Così come sono convinto, e spesso ne parla anche il mister, che Martegani possa potenzialmente diventare forte come Viena, in un processo di adattamento al ruolo che deve esserci. Su Martegani vi racconto una cosa, poi ti rispondo. Io l'anno scorso sono stato in Argentina personalmente, prima di arrivare alla Salernitana, marzo 2022. E Martegani ha giocato circa una settantina di presenze in Argentina. Soltanto due volte ha giocato da mediano a due davanti alla difesa. In una di quelle due volte io ero allo stadio. La partita è San Lorenzo Huracán, un classico, e ho visto Martegani giocare in quella posizione. Dopodiché Martegani, lo sappiamo che è un centrocampista offensivo, però secondo noi all'interno del calcio europeo, arretrando un po' il raggio di azione del giocatore, quelle caratteristiche che potrebbero essere una diminuzio per lui, spostandosi un po' più avanti, saranno un vantaggio se lui dovesse capire e sviluppare le attitudini al ruolo di centrocampista, di mediano, di regista. Ci vorrà del tempo, non è scontato che questo succeda, ma ci crediamo in questo progetto, tutti quanti. Juventus. È vero, noi abbiamo un ottimo rapporto. Innanzitutto hanno un ottimo rapporto le proprietà. Il presidente Iervolino, la famiglia Elkan, la famiglia Agnelli, il presidente Scanavino, hanno un ottimo rapporto. Ce l'ho anch'io con Giuntoli, con Giovanni Manna, quindi siamo assolutamente allineati e sintonizzati. Durante il mercato è successo che noi avevamo pensato a tanti giocatori in uscita dalla Juve, ma la Juve ha avuto un mercato particolare, ha avuto un mercato dove effettivamente quello che mi hanno detto dall'inizio di luglio si è verificato, cioè Nicolussi e Miretti, per fare due esempi, sono rimasti lì. Quindi abbiamo atteso anche tanto, abbiamo forzato qualcosa, anche per quel discorso di adattamento di mercato italiano. Cioè, non siamo indifferenti al fatto che un italiano o comunque un giocatore nel mercato italiano può avere un tempo di adattamento più veloce, ma se questo non può succedere ci facciamo trovare pronti. Quindi lì con la Juve continuerà ad esserci sempre collaborazione, e quest'estate non si è fatto nulla, ma non è escluso che... Perché noi per Facundo non potevamo garantire... per rispetto alla Juventus, per rispetto al giocatore e al suo entourage, non potevamo garantire quello che lui richiedeva, cioè più minuti per... Questo è anche il senso di responsabilità che la Salernitana, quando si approccia a dei giocatori di grandi club per avere un rapporto di reciproca soddisfazione, deve fare queste valutazioni. Tra l'altro questo era un ragazzo che abbiamo anche trattato noi, poi evidentemente quando arriva la Juve ha delle armi superiori per convincere. Filippo Notari, 8 Channel, e poi facciamo un ultimo giro di domande. Direttore, buon pomeriggio.
volevo chiederle, lei in apertura ha detto è stata una sessione di mercato complicata, volevo chiedere se in questo hanno inciso anche un po' le note vicende, le parole dette anche sulla questione procuratori, qual è stato il rapporto della Salernitana con i procuratori, soprattutto a livello italiano, visto che poi le operazioni che sono andate in porto sono state quelle soprattutto estere, quindi con i procuratori che operano in Italia, se c'è stata una particolare difficoltà oppure non ha pesato questo? Grazie. Allora, no, non ha pesato, non ha pesato. Tra l'altro mi fa piacere anche parlarne adesso perché siamo in una situazione dove probabilmente nei prossimi giorni ci saranno anche delle novità rispetto alla questione Giuffredi, dove voi sapete tutti che insomma la società sapete anche che Mario Giuffredi ha pubblicamente riconosciuto che qualcosa lui poteva far meglio e che anche la Salernitana poteva far meglio. Lasciatemi dire che e ripetere che i procuratori fanno a gara a lavorare con la Salernitana. Fanno a gara a lavorare per la Salernitana perché la Salernitana è una società che sta facendo grandi investimenti anche dal punto di vista della soddisfazione degli agenti, dei procuratori e soprattutto mantiene fede a questi investimenti puntualmente. Quindi abbiamo continue sollecitazioni per lavorare e ci vengono offerti tantissimi giocatori da tutte le agenzie. Poi può succedere nell'ambito di trattative, sia in entrata che in uscita, può succedere di avere dei confronti anche duri con gli agenti, che sono dei collaboratori esterni importantissimi. Ma ciò non toglie che poi se rimangono sempre nell'ambito della riservatezza, nell'ambito privato di queste discussioni, si possono fare degli ottimi accordi. Io nell'intervista di Mario Giuffredi c'è un passaggio che ho apprezzato tantissimo, tra l'altro, e che viene fatto proprio sulla descrizione di chi sono io come direttore sportivo. Quindi capace di incassare, capace di non serbare rancore, di non ringrazio per queste parole Mario Giuffredi, ma il messaggio che deve essere forte e chiaro è che così come vi ho detto prima per i giocatori, forse l'ho detto anche per gli agenti, questa società sta cercando di diventare il più velocemente possibile una società da rispettare, una società importante, una società che non si fa ricattare, che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. Ci possono essere delle discussioni nell'ambito di questo processo, ci saranno delle difficoltà, ma la Salernitana continuerà a crescere, ad essere una società importante, io ne sono sicuro. Sabatino Romeo, La Città, poi Barbarisi, Perna e Mongello. Direttore, parto dalla fine, diciamo prima anche dell'asse con la Juve, come ricordava il collega, se invece il centravanti è stato uno dei nodi che l'ha accompagnato fino alla fine, perché al netto poi di Iquemesi e Stewart che sono arrivati, se lei, diciamo, fino al tempo utile ha pensato di poter mettere le mani su un centravanti navigato, diciamo su un calciatore che magari avesse più esperienza. E a questo mi collego anche per capire nell'idea di Sosa, abbiamo capito che il posizionamento di Dia sarebbe ideale quello dietro le punte, ma al netto poi del mancato arrivo di questo possibile centravanti, se invece per Morgan De Santis Dia resta il centravanti della Salernitana oppure la seconda punta è in grado di agire dietro un riferimento avanzato? Allora, su questa base è stato fatto anche un giochino che io, poi lo sapete, non è che parlo spesso, e quando parlo magari parlo tanto, così chiariamo tutto quello che non ci diciamo nel... Allora, deve arrivare un numero 9, deve arrivare un numero 9, deve arrivare un 9. Allora,
Per quanto mi riguarda, il numero 9, cioè inteso come numero 9, lo poteva prendere benissimo Boulaye-Dia. Cioè, invece Boulaye-Dia decide di prendere il 10, dopodiché il 10 della Sanitana l'anno scorso era Viena e c'aveva una congruità l'assegnazione del 10 a Viena, però quest'anno avrebbe potuto prenderlo Candreva, ma Candreva c'ha l'87, poteva prenderlo, quindi sul fatto del numero, e vi aggiungo un'altra cosa al numero. Noi abbiamo preso quattro attaccanti, di cui due punte centrali. I Quemesi, Stewart, Cabral e Chauna. Cabral ha deciso di prendere il numero 22, se non ricordo male. Tutti e tre gli altri ragazzi, in ordine temporale, secondo i quali, mi hanno chiesto il 9. Hanno chiesto il 9. Il direttore, con senso di responsabilità, a questi ragazzi che devono crescere, che si devono affermare, che si devono far conoscere, gli ha spiegato benissimo che il 9 se lo guadagneranno eventualmente il prossimo anno. E quindi hanno fatto un'altra scelta. Dopodiché l'attaccante centrale, benissimo. Il mister ha spiegato una cosa che condivido al 100%, cioè lui parla di Dia come un giocatore che, se sta in una squadra che gioca molto nella metà campo avversaria o comunque negli ultimi 20-30 metri, può essere un attaccante perfetto per caratteristiche, adattissimo. Se sta in una squadra, come spesso succederà alla Sernitana, che indietreggia un po' il baricentro perché magari potessimo dominare tutti gli avversari per tutto l'arco del campionato, evidentemente può o potrebbe servire un altro tipo di giocatore. Ok, ritornando al discorso che facevo prima, per una logica di budget e di spese importantissime che la società ha fatto, quest'anno la Sernitana, tra uscite e entrate, costerà la proprietà circa 30 milioni in più di quello che incassa, okay, fa investimento sui giovani. Quindi questo è, per caratteristiche, quell'attaccante che, se si gioca a 40-50 metri dalla porta, può tenere botta, andare in profondità, è i Quemesi. Aggiungo un'altra cosa, diamo tempo a Stewart. Ok, diamo tempo a Stewart. Mi permetto di fare un'eccezione rispetto ai 7 acquisti. Stewart è un ragazzo, prima ho detto che tutti gli acquisti della Sernitana fatti sotto la direzione sportiva sono stati visti per almeno una volta da live o più volte live da tutti quanti noi. Stewart effettivamente non è stato mai visto dal vivo. Ok, ci sono stati portati video di partite, l'abbiamo osservato e abbiamo fatto questa scommessa, perché crediamo nel talento enorme fisico del giocatore, okay, che deve pulirsi tecnicamente, che deve capire, uscendo da un'isola come la Giamaica e facendo un passo importante in Italia, deve capire tante cose, ma questo è un processo che evidentemente per uno come me, che ha giocato 8 anni dell'Udinese, è molto chiaro, perché ci vorrà del tempo, e quindi vi prego di non creare eccessive aspettative ulteriori a quelle che nei successivi 4-5 giorni al suo arrivo immaginavo ci sarebbero state per l'eccezionalità della provenienza. Barbarisi, poi Perna, poi Mongiero. Buon pomeriggio direttore, avevo una curiosità in merito all'ultima uscita che è stata finalizzata, cioè quella di Mamadou Coulibaly al Palermo. Perché è stato ceduto? Nell'ottica della valutazione degli slot extracomunitari o una scelta tecnica legata al fatto che si punta su un maggiore per rivalutarlo e rivitalizzarlo? Grazie. Allora. Se posso, una curiosità, sempre parlando del Palermo, come mai non si è formalizzata la cessione di Diego Valencia? Okay. Solo un appunto sul discorso dell'extracomunitario. Movimento interno al mercato non c'entra nulla, tra l'altro noi, ecco, c'è il segretario che imperversa dietro di te, lo senti, è il fiato sul collo del segretario che ti sta spiegando. Ferma, non facciamo, non creiamo incidenti di problemi. No, allora, noi tra l'altro abbiamo già utilizzato i 2 slot da extracomunitari, in realtà abbiamo avuto anche il secondo slot
perché l'anno scorso avevamo un ragazzo 2004 extracomunitario che è andato in scadenza di contratto al 30 giugno e quindi abbiamo avuto la possibilità di utilizzare il secondo slot. Li abbiamo utilizzati tutti e due, sono Ikwemesi e Stewart. Tra l'altro uno con curriculum e l'altro senza. Quello col curriculum è Stewart, perché negli ultimi 12 mesi è stato tre volte in lista e ha avuto, se non ricordo male, ha fatto due presenze in nazionale. Una sicura perché è una partita che abbiamo visto noi. Noi abbiamo in questo momento in rosa 5-6 centrocampisti. Il mister ha 5-6 centrocampisti. In questo momento stiamo utilizzando due centrocampisti, quindi sul mercato abbiamo sempre considerato offerte per Maggiore e per Mamadou Coulibaly. Evidentemente è successo che l'offerta del Palermo è arrivata prima e ci ha soddisfatto, e quindi in questo senso abbiamo lasciato andare Mamadou perché siamo coperti, perché come avete visto siamo coperti con Maggiore, Legoschi, Boinen, Martegani, Lassana e come centrocampista direi anche Castaros, ok? Giulio Maggiore, l'ho detto nella mia ultima conferenza, è un giocatore importante, la società ha fatto un investimento importante, non posso tornare indietro e dire che non è stato sul mercato, lo dico che è stato sul mercato, c'è stato, adesso non c'è più, durante il mercato ha dato anche un contributo importante nella prima partita di campionato a Roma, il giocatore è un professionista esemplare che quindi resta nella Salernitana e siamo certi che darà il suo contributo. Per quello che riguarda Valencia, diciamo che nei prossimi 15-20 anni di carriera probabilmente qualcuno in maniera privata ci dovrà delle scuse. Tutto qua. Giovanni Perna, poi Mongello. Non solo alla Salernitana, ma anche al ragazzo. Buon pomeriggio, direttore. Lei ci ha tranquillizzato sul rapporto con, lei li chiama agenti, io li chiamo procuratori. Ci ha tranquillizzato sui buoni rapporti della proprietà con la Juventus, però a inizio di questa conferenza stampa lei ha usato il termine, se ho capito bene, mancata solidarietà sul mercato italiano. Mi chiedo, e voglio andare più a fondo, la Salernitana paga, tra virgolette, perché nel caso sarebbe una medaglia, il fatto di parlare un linguaggio nuovo è probabilmente fastidioso per l'establishment del calcio italiano? Allora, sì, però nella volontà del mio presidente che nella sua storia di vita, nella sua storia professionale è stato un rivoluzionario, c'è la volontà di essere rivoluzionario anche nel calcio. Probabilmente io sono quell'elemento, perché vengo da questo mondo, che qualche volta fa un po' da mediatore, però non posso non riconoscergli che la visione che ha lui delle cose, e soprattutto applicata al calcio, deve essere perseguita. Perché prima ho fatto un passaggio, no? Ho fatto un passaggio rispetto al mondo al contrario. Io ve lo ribadisco, cioè non ci può essere. Poi, so se già mi è successo pubblicamente di farlo, dove il calcio funziona al contrario, cioè quello che ho detto prima. Sei ostaggio dei soggetti che paghi. Cioè il calcio, per esempio, lo faccio con...
faccio questo esempio con i dirigenti apicali di questo club, no? che ci sono io che faccio il direttore sportivo, c'è Maurizio Milan che fa l'amministratore delegato e c'è il mister che fa, quindi ognuno nel suo ambito ci preoccupiamo di far crescere questa società. Questa non è una cooperativa, cioè, se si decide di comprare un attaccante, l'attaccante lo compra il proprietario, forse nella cooperativa, anzi no, nella cooperativa ci stanno i tifosi che contribuiscono a fare in modo che le risorse del club, le singole risorse del club, le risorse proprie del club siano il più alto possibile, però tutte le altre risorse le investe il proprietario, la proprietà. Quindi i soggetti che sono pagati, in questo caso i dirigenti, e faccio riferimento a me e poi ho fatto anche riferimento ai calciatori, cioè, non può funzionare al contrario. Noi dobbiamo eseguire e soddisfare i desiderata, i progetti che il Presidente vuole attuare. Però ti ribadisco che su questa base qua bisogna essere attenti a quanto, perché le rivoluzioni fanno paura. E spesso portare idee nuove, portare un diverso tipo di fare le cose all'interno del calcio può costarti qualcosina, ma la nostra proprietà, la nostra società ha la forza di essere solida finanziariamente, ma di essere anche pulita eticamente. Quindi questo alla lunga credo che porterà soltanto dei benefici alla Serenità. Angelo. Poi Scapaticci, rapidamente le ultime due. Buonasera direttore. Allora innanzitutto mi complimento per la fermezza e il tono con cui ha risposto alla società del Wolverhampton. Complimenti. Secondo, prima di farle la domanda, molti dimenticano che la Salernitana ha un top player che è quello, la persona che è seduta in panchina e che l'ha portato lei. Questo per avviene. La seconda cosa, mi riferisco alla domanda, ma l'avevo già preparata da tempo, il fatto che lei ha parlato di solidarietà, io invece, mi perdoni, io parlo di ostracismo per un semplice motivo, perché l'anno scorso, quando lei è qui, Lovato, Pirola, Maggiore, di cui uno venuto nello scambio di Ederson con l'Atalanta, dopodiché del mercato italiano non se n'è più sentito parlare. E la cosa più grave, quando lei dice conosco gli Agnelli, Presidente conosce Elkan, la famiglia Elkan, eccetera, la Juventus non può dire di no alla Salernitana e sì ad una squadra di recente promossa in Serie A che è il Frosinone. Cioè questa è qualcosa che lascia un attimino perplessi. Questo non va contro di lei, però è un dato di fatto che bisogna affermare. Quando dice è il linguaggio che forse... Bisognerebbe essere un poco più decisi e concreti nel rispondere a certi atteggiamenti che sono, secondo me, un po' nordisti, mi consenta. Grazie. Allora, iniziamo dalla fine, no? Sì. Effettivamente il Frosinone ha tesserato 3 giocatori della Juventus, Caio Jorge, Sulé e Baranicea. Allora, premesso che Guido Angelozzi è un direttore sportivo fantastico, io pubblicamente manifesto un apprezzamento totale per Guido Angelozzi e pubblicamente lo faccio anche per Stefano Marchetti e per Paolo Bravo. Sono 3 direttori che secondo me hanno una capacità di gestire i progetti sui quali sono concentrati veramente di valore enorme. Ho tanti altri direttori sportivi con i quali condivido pensieri, preoccupazioni, progetti. Ce ne sono tanti bravi, qualcuno è anche più giovane di me, magari meno giovane per esperienza. Però volevo citare questi 3 perché sono delle persone che alle quali sono legato e che sento spesso. E questi 3 giocatori mi sono stati proposti dalla Juventus.
Il Frosinone è stato bravo a prenderli e questo è un merito del Frosinone, però senza nulla togliere ai giocatori e assolutamente senza nessun tipo di problema con la Juventus, questi giocatori non sono arrivati alla Salernitana perché alla Salernitana non servivano o perché la Salernitana in quelle posizioni ha fatto delle scelte che reputa sia nell'attualità che nella futuribilità e per condizioni migliori di queste. Ripeto, senza nulla togliere al grandissimo lavoro di Guido Angelozzi col Frosinone, ai rapporti meravigliosi che abbiamo con la Juventus e al valore dei giocatori stessi, giovani forti. Solidarietà, faccio anche, mi riprendo a quello, non c'è problema di solidarietà per inteso col Milan, con l'Inter, con la Roma, con la Juventus. Il problema di solidarietà inteso nell'ambito del mercato italiano, cioè quando tu scendi di livello e quando cominci ad essere anche tu come salernitana un'insidia per loro. Non ci metto la territorialità perché anch'io sono un uomo del sud e quindi non vivo proprio, ma, cioè, non c'ho proprio la sudditanza, anzi per me dovrei farla al contrario, ma poi rischio di essere poco credibile se la faccio al contrario, quindi non è, io sono un uomo del sud nei sentimenti, nel modo di essere, un uomo del sud per tutte le accezioni positive che vuol dire essere un uomo del sud, perché c'è un profondo senso della riconoscenza, del rispetto e della famiglia, quindi ci mancherebbe. Però e per quello che riguarda Dia e il Wolverhampton, così dettaglio, no? Giovedì notte abbiamo ricevuto un'offerta di prestito con diritto di riscatto. Non vi do i numeri del diritto di riscatto perché altrimenti proprio crea un incidente diplomatico. Quello che mi dispiace è che nessun dirigente del Wolverhampton, a me che parlo inglese, francese e spagnolo, mi ha mai contattato. È arrivata questa offerta a mezzanotte, un'offerta tra l'altro presentata non proprio da club di Premier League. Le nostre segretarie sono più belle, vero? Questa cosa evidentemente ha toccato la sensibilità di un giocatore come Boulaye-Dia, di un uomo come Boulaye-Dia. Mi aspetto che, come gli è stata toccata la suscettibilità, Boulaye-Dia si renda conto di quanto la Salernitana ha dato a lui. È vero anche che lui ha dato tantissimo alla Salernitana e nell'ambito di un rapporto che deve essere di soddisfazione reciproca e di rispetto dei contratti, tutto quanto possa continuare come è già successo nei 12 mesi precedenti. L'ho detto in inglese, lo ridico in italiano, io, il Presidente e tutta la Salernitana, questa roba che è stata fatta dal Wolverhampton non la dimentica. Scavadicci, andiamo alle ultime domande. Come mai non c'è stato nessun tipo di contatto, almeno ascoltato, con la Roma? Scavadicci, grazie. Dici, no, in realtà... Lei conosceva già i calciatori della giovanile? No, no, ma in realtà è soltanto un fatto di opportunità. Consideri che il direttore della Roma, il general manager della Roma, Tiago Pinto, abita di fronte, cioè la porta del direttore Tiago Pinto è di fronte a quella di casa mia, a Roma. Quindi, cioè, non è che capita di parlarci, capita di incontrarci quelle poche volte che torno a Roma, ahimè, dalla mia famiglia. Quindi non è stato soltanto un discorso di opportunità. No, avendo visto Scavadicci, poi l'ultima domanda. Scavadicci, prego. Durante il ritiro hai continuamente dialogato e parlato con il mister, soprattutto Arrivi Sondoli. Hai esordito parlando di un mercato completo, complicato, scusami, sì, ma soddisfacente. È soddisfatto anche Sosa di questo complicato mercato?
prima domanda. E la seconda, sempre a proposito di mercato, hai detto di condivisione di caratteristiche. C'è anche condivisione di ambizioni ancora rispetto a luglio, all'inizio del precampionato? Allora, vabbè, col mister, cioè tu mi dici parlavate di, in realtà parliamo tutti i giorni, poi c'è il visibile e l'invisibile, insomma, però non... E allora, il mister oggi ha fatto anche, ha detto parlerò di mercato dopo che parla del direttore, va bene, il mister parla 2-3 volte a settimana, quindi è il frontman della società, è un top player, cioè, e non è... Sì, sì, vabbè, il mister probabilmente, non so, voleva essere sicuro che qui non ci fosse un direttore che arrivasse a dire che era stata costruita una squadra che deve conquistare l'Europa, deve andare in Champions League. Oggi l'ha sentito pubblicamente, in realtà di queste cose qua ne abbiamo parlato in continuazione tutti i giorni, quindi non è, per me non è... Cioè, le ambizioni, se siamo nella Salernitana, c'è un motivo, per me, per il mister, per il presidente, e forse l'unico motivo è che l'ha scelto lui di stare nella Salernitana. Invece a noi ci ha scelto il presidente, poi io ho scelto altre persone e via discorrendo, ognuno nell'ambito delle proprie responsabilità. L'ambizione, no, allora, ripeto, le ambizioni di questa società, il progetto di questa società è mantenere la Serie A il più velocemente possibile, e se fosse fatto attraverso l'espressione di un gioco piacevole, corale, ancora meglio, ma questo è l'obiettivo. E la rosa a disposizione dell'allenatore della Salernitana è una rosa che assolutamente ci permette di poter ambire, quindi di poter avere questa ambizione. Con l'aggiunta, così rispecifico tutto, e non rischio di essere poi richiamato dal mister nella prossima conferenza, con l'ambizione anche di far crescere, grazie al mister e al suo staff, meraviglioso. Io che devo dire di più? Cioè, io sul campo vedo delle cose meravigliose, io ho avuto tanti allenatori. Quindi io sono convinto, cioè il motivo per cui questa società spende così tanti soldi, ma poi decide di investirne altri su dei giovani, è anche derivato dal fatto che abbiamo un top player. Cioè non è che delle due l'una, è così tutto. Poi insieme, e abbiamo finito le domande? Ultime due. Ah, ok. E insieme, poi vabbè, svilupperò l'ultimo messaggio che lo sviluppo alla fine, insieme nel senso con i tifosi, l'entusiasmo, voi, ecco, poi lo sviluppo alla fine, ma insieme ce la faremo. Salerno Sport 24, posso dare notizie e chiudiamo. Buongiorno, buon pomeriggio. Una domanda su Sfait, primo contratto da pro per il calciatore, è da tempo che non si vedeva un ragazzo del settore giovanile arrivare in prima squadra, soprattutto portato da mister Colantuno, da un anno a Salerno come dirigente del settore giovanile. Come vedi la sua carriera, come lo immagini in campo, secondo te dove può crescere ulteriormente? Ho fatto anche un errore io, vedi, mi aiuti tu con questo, no? Quando abbiamo parlato di possibilità sulla fascia sinistra, no? Nella posizione, ti ringrazio, non l'ho fatto io. Sfait è un giocatore, innanzitutto è stato un giocatore, comunque è un giocatore della prima squadra, quindi cioè, il mister ha deciso di renderlo a tutti gli effetti un giocatore della prima squadra. Ci crediamo, il fatto di averlo reso professionista è un dato oggettivo, quindi ci crediamo, al ragazzo ci crediamo. Ha delle capacità condizionali importantissime, deve migliorare nelle scelte
nelle scelte di gioco e deve migliorare la qualità tecnica, però poi di queste cose ne parlerà il mister quando e se glielo chiederete. Di fronte a lui grandi prospettive, perché è un ragazzo estremamente intelligente e professionale e si sacrifica tantissimo. Riguardo al settore giovanile, bello che riparta questo, quando parliamo di società virtuosa, il virtuosismo delle società finanziarie è anche determinato dall'apporto che il settore giovanile riesce a dare alla prima squadra. Voi sapete bene che le liste, no? Le liste Serie A si fanno con 17 giocatori di lista, 4 giocatori formati in Italia e 4 formati nel club. La Salernitana, cioè in giro per l'Italia non c'è un giocatore di Serie A formato nella Salernitana. Questo è un vulnus evidentemente generato da gestioni che... Però D'Ambrosio non c'ha i 36 mesi, lo sapete? Non ce li ha tutti. Vero, segretario? Purtroppo c'ha ragione il segretario. No, perché in difesa eravamo. Soltanto quando lo chiamo io. A convocazione. Salerno Notizie, chiudiamo. Quindi insomma ci speriamo che il settore giovanile, ecco, dia sempre più linfa alla prima squadra, ci teniamo. Ok, dal settore giovanile alcuni tifosi ovviamente chiedono, vogliono sapere, quindi voglio girare questa domanda: calciomercato degli svincolati e poi un'altra, se soddisfatta della campagna abbonamenti. Allora, questa è l'ultima? Ok. Sì. Ok. Allora, sì, sul mercato svincolati noi siamo attenti, perché bisogna comunque essere attenti. Tra l'altro sono anche aperti mercati insidiosi, perché sono aperti fino al 20 settembre mercati ricchissimi, quindi abbiamo in ogni posizione, ahimè, cioè, non c'è chissà quale opportunità, ce ne sono ma non tantissimi, quindi comunque abbiamo lì, in caso di emergenza, delle possibilità che teniamo presenti, però non adesso, non con questo tipo di situazione qui. Casomai dovesse succedere qualcosa di imponderabile, ci faremo trovare pronti, ahimè, col mercato delle uscite. L'altra domanda era? Sugli abbonamenti. No, io ho capito che lo zoccolo duro del tifoso allo stadio della Salernitana è quello di 18-20.000 persone. Ci sono sempre, che si siano abbonate o che non si siano abbonate, io non so da cosa dipende, cioè, e non mi metto, perché sono anche cose personali, private, di famiglie, che quindi non mi ci metto proprio, anzi io tutte le volte che arrivano 18-20.000 persone a vedere la partita li ringrazio. Dopodiché la cosa che vi ho già detto tante volte, io non sapevo che la Salernitana fosse così fuori casa, cioè i tifosi della Salernitana fossero così fuori casa, cioè... Quindi cioè, questa è la cosa bellissima dei tifosi della Salernitana, cioè riempiono il settore ospiti, dovunque esso sia, qualunque sia la capienza, lo riempiono. Per me questa è una cosa bellissima. Sul resto, ecco, forse l'auspicio e l'augurio che posso fare al club e al comune è quello di dare questa possibilità con la Curva Nord, che credo oggettivamente, e quindi parlo un po' oggettivamente, economicamente, possa dare l'opportunità a chi forse ha deciso di non abbonarsi per una questione economica, forse per questo, tutto qua. Ma sono, cioè, per me lo zoccolo duro della Salernitana è quello e ci sta sempre. Mo che siano abbonati o no, a me cambia poco. C'era un ultimo chiarimento sulla risposta di prima. Sì, direttore, lei, così chiudiamo il cerchio, sì. Su Dià, visto che è un giocatore importante per la Salernitana ha dato un segnale di forza volendolo trattenere. Lei prima parlava anche della reazione del giocatore di fronte a questa offerta, è rimasto deluso, si aspetta una risposta da lui già in campo domani sera a Lecce? Come sta Dià? Allora, facciamo così, ci togliamo l'interpretazione che potrete voi dare tra qualche ora. Allora, Dià non è stato convocato, ok? Ecco. Dià non è stato convocato,
perché evidentemente in queste ultime 48 ore per atteggiamenti e per comportamenti non ha dato alla società e al mister l'idea che potesse affrontare una partita complicatissima come quella che andiamo a giocare a Lecce. Quindi preciso, e poi tu ti puoi riallacciare, mi potete riallacciare a quello che ho detto per quanto riguarda prima di tutto la squadra, prima di tutto la Salernitana, dopodiché i singoli. Io finisco, perché abbiamo finito, no? Giusto. Io finisco facendo dei ringraziamenti, okay? Perché tra l'altro oggi per questioni logistiche a fianco a me non ci sono tutte le persone che fattivamente collaborano al mercato, c'è il segretario che è lì, però mancano Giulio Migliaccio, Simone Lo Schiavo, Filomeno Fimmanò, manca Daniele De Serio e manca anche Antonio Mele, il segretario. Li ringrazio perché nella complicatezza del mercato abbiamo sacrificato giustamente e doverosamente tanto tempo alle nostre famiglie e abbiamo fatto un lavoro enorme, ci siamo fatti sempre trovare pronti, quindi li volevo ringraziare pubblicamente. Vi prego di portare avanti il messaggio che valgono più le certezze che la Salernitana è in rosa che le scommesse che ha in rosa, ma valgono molto di più le certezze. Abbiamo, lo ripeto, un allenatore fortissimo, un top player, ce lo teniamo stretti e non creiamo nessuna dicotomia, nessuna divisione rispetto al suo pensiero e rispetto a quello nostro della società. Siamo allineati, siamo forti e ci toglieremo grandi soddisfazioni. Lui ci proteggerà con il suo lavoro sul campo e noi lo proteggeremo con il nostro lavoro fuori dal campo. E il ringraziamento più grande lo faccio al presidente Iervolino, perché l'ho detto mille volte, la solidità cioè enorme. Vi ho parlato di numeri, quelli sono i numeri, cioè sono numeri veri. Tante società hanno investito anche, ma ci sono società che hanno dietro fondi, che hanno dietro più proprietari, più investimenti. Qua invece ci troviamo di fronte a un uomo che in 20 mesi sta cambiando la storia, già l'ha fatto, questo è il terzo anno consecutivo in Serie A, già l'ha fatto, sta cambiando la storia di questo club. Speriamo che questa storia possa continuare ad essere ancora più prestigiosa. Quindi un ringraziamento particolare a lui e alla sua famiglia. Poi vorrei che passasse il messaggio di entusiasmo per quello che sarà un campionato complicato, sarà un campionato complicato, dove l'entusiasmo di tutti quanti noi, voi che siete al seguito e che raccontate la squadra, noi che stiamo dentro, dei tifosi che ci seguono, sia l'entusiasmo senza limiti, senza freddi, seppur nella consapevolezza che spesso accettare le critiche negative e prendersi i complimenti è un passo di crescita per tutti quanti noi che stiamo dentro e che anche da vostri commenti, da vostre analisi e delle analisi dei tifosi possono trarre beneficio per migliorare e per non commettere errori. Di A, rapidissimo, c'è una precisazione. Ovviamente questa notizia di Di A non è una notizia così, è come se la Roma decidesse oggi di non convocare Lukaku, quindi puoi chiarire bene ai tifosi le ragioni della mancata convocazione di Di A, cioè per un fatto disciplinare, un fatto di distrazione per le voci di mercato, che cos'è? Emotivamente, per comportamenti e atteggiamenti avuti in queste ultime 48 ore, siccome domani è una battaglia e bisogna andare col coltello tra i denti, magari esco dai miei canoni di comunicazione, comunque domani è una partita difficile, è uno scontro diretto per quelle che sono le ambizioni e gli obiettivi dei due club, la società e l'allenatore hanno condiviso questo tipo di scelta perché evidentemente il giocatore emotivamente non era pronto come lo sono tutti gli altri convocati che domani affronteranno lo scontro a Lecce. Okay.